Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Battlefield 4. Il gameplay di oggi sarà su Diga di Lanchango, Lanchango, come cazzo si dice perché io il cinese non l'ho studiato, quindi non lo so. Però in ogni caso sarà una partita su difensori, corsa e sì, inizio partita, decido, ma sì, prendiamo sto carro. Prima volta che ho provato l'ottica, quest'ottica qui che mi sembra che sia l'ottica termica, non so esattamente cosa. Ho pensato, appena muoio la tolgo. Peccato che non sono morto per tutta la partita. E il risultato finale è stato 21-0, difendendo su questa mappa che, onestamente, come difensori, con un carro si può davvero, davvero fare dei danni assurdi. Ricordo sempre che è molto importante, prima di tutto, andare addosso al carro. Il carro nemico è il vostro nemico per eccellenza. È quello che vi può fare il culo in meno tempo ed è quello che dovete buttare giù per primo. Dopodiché avrete l'LAV, che è invece molto importante se volete supportare la vostra squadra. Perché l'LAV, vi ricordo, che è un punto di respawn mobile per tutta la squadra, non solo una squadra, ma tutto lo squadrone nemico, fazione. Ora dipende da come siete abituati voi. E solo poi potrete andare a uccidere la fanteria. Sarebbe meglio avere un gunner. Io questa partita ero da solo, non avevo un gunner. O almeno ce l'avevo, soltanto che non potevamo comunicare, non era nemmeno nella mia squadra, non lo conoscevo. Sarebbe utile perché ci sono sempre quei cazzo di cecchini col C4 che danno, diciamo, un po' fastidio. Però vedete che io, una volta che ho distrutto l'Amtrak, che ho distrutto il tank nemico, vado avanti e vado a uccidere un po' di gente qui. Rinforzare la mia squadra da sinistra perché so che questi sono i punti della mappa dove alla gente piace arrivare, piace venire da questa parte qui. E in questo caso l'ottica, questa qui, serve davvero tanto. Però devo dire che l'ottica zoom ha un qualcosa che ti aiuta davvero tanto, soprattutto sulle lunghe distanze. Ma va, è incredibile quanto io sia intelligente, eh? E sì, una cosa che vi posso dire è di non usare, non usateli come ho fatto io adesso, i colpi sui personcine, perché ce li avete contati, quindi è stupido sprecare i vostri colpi del cannone principale sulla fanteria, anche perché gli farete pochissimo danno. Ed ecco una cosa molto molto bella, la Jeep viene disabilitata dopo un colpo, quindi sparategli con calma e tranquillità. Abbiamo di nuovo l'Amtrak come prima, esattamente come prima. Io andrò prima addosso all'Amtrak, toglierò di mezzo quel supporto che mi sparava. Dopodiché vado addosso all'Amtrak, se lo trovo. Ricordatevi che prima di fare qualsiasi altra cosa dovete sapere quello che vi circonda, nel senso dovete essere sicuri di aver eliminato le minacce. E ecco qua, ultimo uomo in squadra. È molto importante che restiate vivi, perché? Perché la vostra barra delle abilità sotto a sinistra continuerà a riempirsi ogni volta che farete delle azioni di squadra. Se tutta la squadra muore, se tutta la squadra è morta contemporaneamente, tutti i potenziamenti che avete andranno persi immediatamente, tutti. Quindi regredirete completamente. E questo non lo volete. Ok, sono andato a distruggere l'Amtrak e ora posso andare a eliminare tutti i soldatini. E qui il mio gunner, che non conoscevo, è un grande perché mi sta aiutando davvero tanto a tenere a bada la fanteria. Vedete che cerco anche di uccidere gente a lunghe distanze perché quelli da vicino ovviamente non ci sono perché li abbiamo respinti tutti. Però come vedete ho una squadra che davvero sta difendendo molto molto bene e questo è davvero utile e non dovete, ecco, questa è una cosa che non ho capito perché non so. Quello è sparito nel nulla. Però una cosa che dovete stare attenti è che un carro armato senza la fanteria non è niente. Non potete andare col carro avanti e lasciare indietro la fanteria come se nulla fosse. Non potete, morirete. Ed ecco una cosa che vi invito a notare è che se guardate accanto alla riga sotto, il mio tank era storto, non era dritto. Perché? Perché il colpo preciso da davanti che colpisce il carro a 90 gradi toglie molto molto più danno che di sbieco. Mettendoci così di sbieco, sì, gli diamo la fiancata, però ci può fare talmente tanto po poco danno sulla fiancata che davvero ne vale la pena. Ora di nuovo carro, poi Amtrak. E questa cosa si ripeterà più o meno per tutto il video.
perché semplicemente è così che va giocata questa mappa, sono quelli i punti dove andare ed è così che io ovviamente l'ho giocata. C'è da prestare attenzione perché se avete un team molto forte, arriveranno qui da destra, dalla spiaggia. È un punto molto 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 amato da tutti praticamente, da tutti gli attaccanti. E quindi vi invito a stare molto molto attenti lì. E adesso ho per fortuna anche l'LAV alleato, che mi darà una grande grande mano. Perché? Perché, ok, uno contro uno col carro, posso vincere quante volte voglio, però se ci coglie alla sprovvista, ci ha colto alla sprovvista e siamo fottuti completamente. E ovviamente abbiamo anche quel Venom. Il Venom è molto importante tirarlo giù per lo stesso motivo dell'Amtrak. Perché? Perché se abbiamo un Venom in aria, i nostri nemici possono rientrare ovunque ci sia il Venom. E possono paracadutarsi esattamente come capita molto, molto, molto spesso. Sul Venom, paracadutarsi, essere esattamente sopra l'obiettivo, C4are i carri, che è una cosa letale. Quei cecchini che ti C4ano il carro sono l'inferno, perché un LAV almeno lo vedi, un carro lo vedi, il C4 non te ne accorgi fin quando detona. Ed è per questo che dovete stare molto molto attenti ai Venom. Perché anche se non possono sparare, anche se sembrano la cosa più inutile, io non li uso praticamente mai, sono comunque un elemento molto importante del gioco. E anzi, invito tutti i giocatori che non sono bravi a guidare gli elicotteri, fate fare il lavoro del Venom a qualcun altro. Perché è importante che il Venom resti in aria e giri intorno agli obiettivi. Non deve esserci dentro un giocatore che non ha voglia di far punti, proprio perché di punti se ne fanno pochi, a parte quelli di rientro. Però è un ruolo molto molto importante, come ho già detto. Adesso mi sento un po' ripetitivo, non manca moltissimo alla fine del gameplay, e io vi lascio al gameplay e all'audio del gioco, che onestamente penso di non avervi ancora fatto davvero sentire. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao! Fantastico!